Bookmania, l'appuntamento con i libri con Erika Zini. Buongiorno e bentornati all'appuntamento consueto con le migliori soluzioni editoriali, con i migliori libri che vi consigliamo, in particolare in questo periodo chiaramente per i vostri regali di Natale, per suggerirvi cosa farvi regalare oppure che cosa regalare voi a livello di libri, perché davvero c'è tantissima scelta, tante possibilità e sono anche gli ultimi giorni per quest'anno che staremo insieme, infatti andremo in onda fino al 23, poi dopo ci salutiamo e ci rivedremo l'11 di gennaio. E per entrare nella settimana di Natale vi propongo proprio due libri che sono perfetti per questo periodo. Il primo è di Andrea Vitali, si intitola D'impossibile non c'è niente, pubblicato dalla casa editrice Salani. Questo libro è uscito per la prima volta lo scorso anno, in novembre, ma è perfetto per ogni Natale. Intanto non so se lo riuscite a vedere anche dallo schermo, per chi ci segue da Ciao Radio glielo posso descrivere, perché c'è una bellissima immagine di un Babbo Natale che si affaccia su un lago e su una casa di riposo. Ebbene sì, se non conoscete questo romanzo sappiate che esiste una casa di riposo magica per personaggi davvero particolari come Babbo Natale. Si chiama Vista Lago, chiaramente, e gli ospiti sono non solo Babbo Natale ma anche la Befana, il Topolino dei Denti, la Cicogna, Santa Lucia e Santa Claus, appunto l'equivalente, la gemella straniera, insomma. E quindi questa casa di riposo ospita questi personaggi. Ma perché sono in una casa di riposo? Questo perché i bambini di oggi non hanno più bisogno di loro, hanno nuove pretese tecnologiche alle quali loro non riescono più a far fronte, chiaramente. E quindi cosa fare se non ritirarsi, in questo caso a godersi una meritata pensione? Sì, ma fino a un certo punto, perché c'è un bambino che si chiama Gelso che in realtà ha davvero tanto bisogno di Babbo Natale e i suoi due amici del cuore gli consigliano proprio di scrivergli una letterina. Ma perché ha bisogno di Babbo Natale Gelso? Perché di fronte a casa sua stanno per abbattere un boschetto a cui lui è particolarmente legato per poter costruire delle nuove villette. E lui scrive a Babbo Natale, appunto spinto dai suoi due amici, mentre tutti gli altri ovviamente lo deridono, gli dicono che Babbo Natale non esiste, tutte le solite cose. Lui gli scrive e Babbo Natale, convinto dalle renne, in questo caso, decide di intervenire. Ma ci sarà anche la Befana a mettersi di mezzo per riuscire ad arrivare a questo obiettivo e a annebbiare queste menti ordinate e burocratiche di questi personaggi che vogliono abbattere il boschetto per costruire le villette. Non vi dico altro della trama perché dovrete scoprirla voi, un romanzo molto breve perché sono poco più di 150 pagine, davvero delizioso anche per come è fatto, ha un prezzo speciale che è di 10 euro ed è ideale anche per tutta la famiglia per riunirsi attorno a un tavolo e magari leggerla insieme ai bambini e ai ragazzi, perché può essere apprezzata senz'altro dai bambini, dai ragazzi, ma anche dagli adulti che in una storia semplice come questa però possono ritrovare grandi principi e grandi idee e soprattutto il buon umore per affrontare un nuovo anno che sta per cominciare, il 2016, dopo un 2015 tutt'altro che semplice. Quindi un buon libro per tutta la famiglia a partire dai ragazzi, ma anche soprattutto consigliato agli adulti. Di Impossibile non c'è niente, Andrea Vitali, pubblicato dalla casa editrice Salani. Per chi invece ha qualche anno in più e ama le storie d'amore, il Natale racchiude in sé un romanticismo come forse nessun altro periodo dell'anno. Ebbene, se amate le storie frizzanti, ironiche, ma anche romantiche e dolci, non potete farvi mancare questo Natale da Carrington di Alexandra Brown, appena uscito proprio in occasione del Natale per la casa editrice Harlequin Mondadori. Si tratta in realtà del secondo romanzo di una serie, il primo era Amiche, segreti e bollicine, pubblicato da Newton Compton, ma anche leggibile
da solo, in effetti come libro unico, Natale da Carrington, ci riporta alcuni personaggi appunto già noti come Georgie, che è la protagonista femminile di questo romanzo, che lavora in questo grande magazzino che si chiama Carrington, uno dei suoi posti preferiti in assoluto, ci andava a fare compere quando era bambina o ragazza, ha cercato di farsi assumere da adolescente e poi è rimasta lì a lavorarci perché appunto adora questo posto, soprattutto con tutta la frenesia e gli addobbi natalizi in particolare. Il proprietario Tom è il suo fidanzato, quindi stare in questo grande magazzino per lei è l'ideale proprio di vita. E tutto cambia però nel momento in cui Tom annuncia a tutto il personale che proprio durante i giorni di festa, di Natale, quindi quelli più concitati e più pieni di gente, più impossibili, tra virgolette, da affrontare, verrà realizzato all'interno del magazzino un reality show. Un reality show come ne abbiamo visti tante, come anche ad esempio Cucine da Incubo o programmi simili, dove tendono a voler porre in risalto i lati negativi di un posto, le mancanze dei dipendenti, e la conduttrice di questo programma, che è la stravagante potentissima Kelly Cooper, ha deciso di mettere in cattiva luce Georgie, in particolare perché la figlia ha qualche interesse nel fidanzato della ragazza, quindi in Tom, il proprietario di Carrington, e già alla prima puntata Georgie viene messa in ridicolo. Ne discute col fidanzato, che è in prossimità di partire per un viaggio in Francia proprio per acquisti, e insomma ne scaturisce un diverbio e si lasciano. E quindi si troverà da sola a dover affrontare tutta questa situazione anche con il fidanzato lontano, e chiaramente il reality show racconterà anche quello che succede a Parigi durante questo viaggio del suo fidanzato. Insomma, avete capito che è una storia davvero molto particolare, ma dai risvolti senz'altro divertenti e molto moderni, perché siamo abituati ultimamente a vedere tanti reality show e soprattutto ambientati e svolti in luoghi reali, come possono essere appunto anche Cucine da Incubo che citavamo prima, ma non solo, insomma sono davvero tanti, e questa è un'occasione per riderci sopra, ma anche per assaporare quest'area natalizia che i romanzi di Alexandra Brown in particolare, questo riesce a spronare in tutti coloro che la leggono. Ve lo faccio rivedere perché è davvero molto carino, Natale da Carrington, una copertina che esprime davvero tutto quello che è il bianco della neve che ci aspettiamo sempre per Natale, se non proprio in città, quantomeno in montagna, il rosso dei pacchetti regalo e anche questa scenetta che si vede nei grandi magazzini con queste tendine bianche e rosse tipiche. Per darvi un'idea dello stile di questa autrice e di come inizia il romanzo, vi leggo giusto le prime righe per darvi proprio l'idea esatta di cosa andrete a leggere, ovviamente come libro che consigliamo senz'altro per voi, ma anche per tutti coloro che amano passare un Natale romantico e in buona compagnia di un libro. È lunedì sera a Malbury-on-Sea e a giudicare dal suo sorriso raggiante è evidente che Sam deve comunicarmi qualcosa di veramente importante. La faccio entrare in casa e lei si precipita nel mio salotto formato scatola di scarpe, portandosi dietro una folata di gelido vento invernale. Le prendo la mantella di pelliccia ecologica e la sistemo su un termosifone perché rimanga calda. Fa un freddo pazzesco fuori. Sam si infila i guanti, si sfrega le mani e batte i denti come se fosse ibernata. Mancano solo 54 giorni a Natale. Scommetto che quest'anno nevicherà. Te lo immagini? Un vero bianco Natale, un Natale con la neve. Non sarebbe magico? Assolutamente, le do l'ultimo numero della rivista I Love TV. Sam adora le soap e reality show, come me, e in questo numero c'è uno speciale dedicato ai programmi di Natale. Stavo facendo la spesa da Tesco quando Sam mi ha mandato un messaggio chiedendomi di prendergliene una copia. Grazie Georgie, mi sorride e prende la rivista. Sarà come trovarsi dentro un'enorme palla di neve, di quelle che, in cui scende la neve quando le agiti. Potremmo anche andare a pattinare sul ghiaccio. L'altro giorno Mandy, quella che lavora in comune, è venuta a prendere un cupcake al cioccolato e arancia e un caffè aromatizzato al caramello e mi ha detto che installeranno una pista di pattinaggio in centro, in Market Square. Pare che porteranno delle renne vere e che ci saranno chioschi dove prendere la cioccolata calda con una montagna di panna montata e una spolverata di cannella. Sam è una vera buongustaia, nonché la proprietaria del Carrington Café, il bar al quinto piano dei grandi magazzini Carrington.
e quindi facciamo già la conoscenza di un po' di personaggi. Quindi consigliatissimo per un romanzo perfetto per il Natale, comico, magico, e vi terrà senz'altro compagnia da regalare e regalarvi. Quindi un romanzo per tutta la famiglia con Di impossibile non c'è niente di Andrea Vitali e ovviamente Natale da Carrington di Alexandra Brown per tutti i romantici del Natale. E con questo è tutto per oggi, vi do appuntamento però domani mattina alle 10.30 come al solito. Buona giornata da Erika Zini. Bookmania, l'appuntamento con i libri con Erika Zini.